La gente si lava ancora nei fiumi ed è qui che si rifornisce di acqua. E sono pochi ad avere porte e finestre alle proprie abitazioni. E con la popolazione locale siamo in continuo contatto con loro, insieme agli altri comandanti locali, quindi comandante dell'esercito afghano qui a Bala, responsabile della polizia e del governatore qui a Bala. Facciamo delle riunioni con gli elder, cioè con gli anziani di ciascun villaggio, e con essi individuiamo quelle che sono le prime necessità, tipo pozzi, tipo ricostruzioni di strutture come moschee o ponti, piccoli ponti all'interno dei villaggi. Piccoli lavori, ma di primaria esigenza per la popolazione stessa. Questa è la clinica del villaggio di Bala Murghab. È gestita da chi? Questa è gestita da afghani. Afghani. È stata fatta crescere mediante aiuti internazionali. Italiani, spagnoli, americani. Ha dato un pezzo per tenere in vita una clinica, diciamo, di uno standard decente, dove la gente riesce a essere curata. Quali sono le malattie più presenti in questa zona? Ah, guarda, mi sentirei... A parte la leishmaniosi, che si vede a manetta sulla faccia dei bambini, infatti, soprattutto, poi tutte le altre casistiche che non siamo più abituati a vedere. Veramente di tutto c'è qua. Tra le opere prioritarie a Bala Murghab, le strade. Quelle che percorriamo non sono neanche in terra battuta, ma dei veri e propri sentieri di sabbia dove i lince fanno fatica a muoversi tra una collina del deserto e un'altra. Sono qui, Pavia 2-0, affermativa, abbiamo visto il compagno che si fa. Il rischio di capovolgersi è grande, occorre quindi fare molta attenzione. Poi mi dicevano che poi il materiale per asfaltare le strade c'è, ma c'è il problema di mettere in sicurezza i lavoratori, sì. No? Se non metti in sicurezza i lavoratori, qua non possono lavorare. Quanto senza tempo ci vorrà ancora? Chi può dirlo? Un anno, due, 10? Dipende molto anche da come reagirà la popolazione. Sinceramente penso che ci sia una profonda fiducia reciproca. E perché dico questo? Lo dico perché più di una volta gli elders stessi, la popolazione stessa, ci ha avvisato di possibili IED, cioè di possibili esplosivi che potevano essere messi a danno dei nostri mezzi lungo i nostri movimenti, o ci riportano informazioni in merito al movimento dell'insurgenza, cioè di coloro i quali contrastano il governo afghano. Questo penso che sia il miglior modo per dire qual è la nostra fiducia e la fiducia che loro hanno in noi. Non posso tenere all'interno. Il caldo, le strade, ma soprattutto la sabbia a volte giocano un brutto scherzo ai lynch. Quello che era a nostra disposizione non ne vuole sapere di ripartire. Pare subito un mezzo, che abbiamo un mezzo che se è surriscaldato non parte più. Gli cediamo un mezzo da qui per il rientro, viene a prenderlo de zio. Partito 1-1, prigono, basta. Uno uno, qui in pavi da passo. Kappa, se il mezzo non cammina, preparo subito un mezzo da Cavour, se vengono su, se lo fanno dare da impavi da 2-0, c'ho qua pronto il backup, passo. Se viene su solamente il conduttore, così se lo prende, stacco 5 persone da qua per tenere in sicurezza il mezzo fino al recupero avvenuto. Ripeto Mike, porto su il conduttore, vi prendete un mezzo e mando giù io 5 persone a fare sicurezza fino al recupero avvenuto, passo. Allora non vorrei che ci perdiamo un pezzo. La piazza di Kitsap, passo.
Affermativo, ti confermo, punto di rendezvous, piazza principale di Kipchak Passo. Buono, ricevuto e in partenza tra 5 primi, la QRF con 3 mezzi e la PS Passo. Ricevuto, attendiamo in posizione Passo. Ricevuto, fine. Per il volo di rientro dell'elicottero passa. Grazie. Ritorno, l'ultimo radio indicato dal JTAC americano numerico 1700 passo. Qui in Pavida, ripeto per conferma, 1700 passo. Affermativo passo. Qui in Pavida, ricevuto, fine. Dell'elicottero ho già chiesto. 17. Ce la facciamo. Allora. No, i mezzi, tanto io lo so quando arrivano i mezzi. Tutto risolto quindi, ma il volo di rientro a Herat viene anticipato alle 14.30 e una volta ritornati alla base, ecco la sorpresa. Ok, siamo in base. Sono qui in Pavida, a bordo giornalista, lo porto direttamente in Zainor, passo. Negativo, gli elicotteri sono già partiti, fermatemi un po'. Ricevuto, ricevuto, rientro in sede, fine attività per Impavida, Impavida 2-3, passo. Ricevuto, fine. Sembra quindi che passerò la notte a Balamurghab e devo ammetterlo, la cosa non mi dispiace affatto. Bardo, interrogativo, fra quanto tempo ci sono gli elicotteri, passo? 10 primi dovrebbe essere a terra. Mi confermi area nord? Affermativo. Ok, 10 minuti abbiamo. Ma alla fine, grazie a un elicottero a trasporto CK-47, scrocco un passaggio all'esercito americano e riesco a rientrare in serata ad Herat.